Un libro dedicato agli immigrati morti nel Mediterraneo. Il medico legale Cristina Cattaneo ha vinto il prestigioso premio Galileo per la divulgazione scientifica con il suo volume Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo. La giuria popolare, composta da 100 studenti universitari provenienti da tutta Italia, le ha attribuito 31 voti. La consegna del premio, che da 13 anni seleziona i migliori libri di divulgazione scientifica, è avvenuta nell'aula magna dell'Università di Padova, proprio dove insegnò Galileo Galilei nel suo felice periodo nella città del Santo. I morti stessi sono importanti e deve essere riconosciuta la loro vita, quello che hanno rischiato. Le posso dire che vedere morti stratificati uno sull'altro, adolescenti, parla in maniera diversa che sentire il racconto da un vivo, perché ovviamente vedi l'esito del rischio peggiore che hanno corso. Cristina Cattaneo, che ha partecipato alle perizie sui principali cold case italiani, è coinvolta nell'identificazione dei migranti morti nei naufragi di Lampedusa dell'ottobre 2013 e dell'aprile 2015. Che è importante identificare i morti, penso che nel mio mestiere è una cosa naturale, così come lo facciamo per le nostre vittime di disastri aerei, è fondamentale ed è scandaloso che non si faccia per gli altri. Non ci sono i fondi, l'Europa non stanzia fondi per questi morti che sono europei. La cinquina finalista era composta anche da Roberto De Fez, con Scoperta, come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l'Italia, Pietro Greco con Fisica per la pace, tra scienza e impegno civile, Sandra Savaglio con Tutto l'universo per chi ha poco spazio e tempo e Peter Vadams con Addio ai ghiacci, rapporto sull'Artico, molto seguito dai giovani. A loro il professore ha rivolto l'appello per salvare la Terra dai cambiamenti climatici. The young people, that's an... I giovani devono impegnarsi dove noi abbiamo fallito, politici e scienziati non hanno fatto abbastanza, quindi i giovani devono concentrarsi sull'urgenza di intervenire per frenare i cambiamenti climatici.